E allora, carissime amiche, vi faccio vedere l'impasto della focaccia. Vedete come si è lievitata bene? Adesso andiamo a mettere la farina sul piano di lavoro, va bene? Così ne prendo la metà, prendo la metà, perché l'altra metà la lasciamo per coprirla. Vedete com'è morbida? Guardate come si stende bene. Vedete? Bella, morbida, morbida. Questa è la focaccia di farina di semola, che è ottima per fare le pizze, le focacce. Vedete? Com'è bella, morbidosa. Adesso io vado a mettere in una teglia un po' d'olio di sotto. Vedi? Facciamo così. Vedete? La spalmiamo tutta bella di olio. E vado a mettere il mio impasto qui dentro. Poi l'allargo così con le mani. La stendo bene bene. Ecco fatto. E voilà. Adesso ci metto il ripieno. Il mio ripieno di... questa si chiama cipollata. Cipollata. Perché metti una bella cipollotta grande con un pelato o un po' di salsa, anche va bene, quello che avete. Io la faccio con il pelato, con i pomodori pelati. Poi compro le olive snocciolate, perché quelle con i noccioli devi stare lì a pulire. Una scatoletta di tonno, due capperini. Io ci metto anche un po' di peperoncino perché è buono. Questa è buonissima, ragazzi, e fatela perché è buona, buona, buona. Queste sono le nostre tipiche focacce leccesi. Vedete quanto è buona? Solo l'odore delle cipolle, guardate un po'. Che bontà, ragazze, che ve lo dico a fare, fatele! Fatele che sono buone, buone, buone. E allora, prendiamo l'altra metà. Prendiamo l'altra metà. Eccola qua. Ecco qua. E l'andiamo a stendere anche questa. Mettiamo un po' di farina perché sennò mi si appiccica, e gli facciamo il coperchio, la base di sopra. Devi avere tanto amore nella cucina, passione. Ci vuole passione, amore, se vi piace mangiare ancora di più. A me non è che, sì, mi piace mangiare, per carità, poi non è che sto grossa, però mi mantengo. Però queste cose, a queste cose qua sono golosa io. Mi piacciono più le cose salate che fare dolci. Dolci sì li faccio, però mi piacciono più queste cose qua. E allora, ma vi faccio vedere, la prendiamo così e la mettiamo qua, voilà, e poi la andiamo a sistemare con le mani, va bene? Andiamo a sistemare così, eccola qua, andiamo a coprire i bordi, vedete? Andiamo a coprire e fare così, la chiudiamo per bene qua i lati, così non fuoriesce il condimento. Vedete com'è uscita bella?
morbido l'impasto, fate l'impasto che vi ho fatto vedere io, eh. Mezzo chilo di farina e 10 grammi di lievito di birra. Mettete 2 bicchieri di acqua, fate sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, mettete il sale, eccola qua. Vedete, io poi ci metto un po' d'olio di sopra. Non vi spaventate di mettere un pochino di più, perché queste vanno proprio così. La fate con le manine o se avete un pennello anche, però a me mi piace sentire proprio il contatto della mano sulle cose che faccio. L'importante è avere sempre le mani ben pulite. Io ce l'ho sempre nell'acqua, quindi eccola qua, la mia bella focazzara leccese. Poi adesso prendiamo una forchetta. Prendiamo una forchetta e la punzecchiamo così. Vedete? Fate così. Così esce l'aria e non si gonfia. Questa serve apposta per far uscire l'aria. Poi qua, mo adesso la metto nel forno, la mettete in forno a 180 gradi per una mezz'oretta, poi vi regolate voi quando si è fatta tutta dorata. Io c'ho il forno statico, non ce l'ho ventilato, quindi la metto a 120 gradi, a 180, scusate, 180 gradi per una mezz'oretta. Se no, vedete che ancora di sopra non si è rosolata bene di sopra, la lasciate 10 minuti ancora, va bene? Finché non si è fatta tutta bella dorata. Guardate qui che bontà! Focaccia alla leccese, va bene? Non so come la chiamiamo questa in dialetto. Fucazza de cipud, che vuol dire focaccia di cipolle e tutta quella, il condimento che vi ho spiegato io, va bene? Allora, questa abbiamo fatto la focaccia. Adesso andate, chi non si è iscritto, iscrivetevi sul mio canale di YouTube Francuzza Bortone, e lì troverete tutte le mie ricette che sono facili facili facili, va bene? Ciao a tutti, sto sempre qui ad aspettarvi. Quello che volete me lo dite che io ve lo faccio. Facciamo il possibile, ok ragazze? Ciao! Vi voglio bene, ricordatevelo, eh!